The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street. Questa volta abbiamo un ospite italiano prestigioso, abbiamo Roberto Stabile, coordinatore delle relazioni internazionali, no, coordinatore non mi piace, come il responsabile, responsabile, ecco, abbiamo trovato la parola perché parlando sempre in tre lingue alla fine uno perde l'italiano. E lui ne parla sette, quindi inutile metterci in competizioni, in competizione, e poi tra l'altro parla bene il russo, e questa è la cosa che mi stupisce moltissimo. Però veniamo a noi, all'Argentina e alla Russia. Benissimo, intanto complimenti per la memoria, perché dopo un anno ti ricordi ancora le lingue che parlo. In realtà il russo è quasi un segreto, perché quando vado per viaggi, diciamo, di incontri di amici lo parlo, quando invece sono viaggi di lavoro faccio finta di non parlarlo, perché così capisco bene gli interlocutori cosa dicono alle spalle. Come faceva Andreotti. Assolutamente, un grande maestro, quindi bisogna seguirne gli insegnamenti positivi. Allora, qui invece in Argentina sei per, raccontiamo ai nostri spettatori italiani quello che sta succedendo, perché fra un po' torniamo, tanto che io, tu vai a Ventana Sur, io vado a Pinamar, però insomma poi dopo ci ritroviamo a Roma. Dunque, noi siamo venuti qui adesso a presentare tutte le iniziative cinematografiche che si terranno in occasione del fatto che il 2015 è l'anno dell'Italia in America Latina. Noi come ANICA, con un finanziamento dello sviluppo economico assieme a ICE, a Luce, al MIBAC e al Ministero degli Affari Esteri, abbiamo messo in piedi un progetto di attività in Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Cile, Messico, diciamo in tutti i paesi più importanti dell'America Latina. Ovviamente l'Argentina, per antiche radici, è nel paese nel quale inizieremo tutte le attività, quindi il ponte sarà Roma-Buenos Aires e poi da Buenos Aires tutte le iniziative si irradieranno per i vari paesi dell'America Latina. E dopo Buenos Aires quali altri già avete preventivato? Allora, diciamo, il primo evento importante è a marzo al Festival di Guadalajara, dove l'Italia sarà paese ospite d'onore. Ci sarà Bertolucci, ci saranno tanti film, retrospettive, film nuovi, una presenza importante nel mercato, quindi una grande attività. In parallelo a Guadalajara ci sarà anche una forte presenza italiana al Festival di Pinamar qui in Argentina, dove ormai da 11 anni siamo presenti, quindi anche quest'anno a maggior ragione in occasione dell'anno d'Italia in Latina America saremo ancora più presenti. Poi grazie anche all'attività dell'ambasciatrice italiana qui a Buenos Aires le attività cinematografiche ormai vanno avanti, tra l'altro noi abbiamo cominciato proprio quest'anno a distribuire i film italiani direttamente nelle sale argentine. Questo è molto interessante. Allora, tutti gli auguri del mondo per il tuo lavoro, per l'Italia, per il cinema italiano, e vediamo di viaggiare un pochino di più anche noi. Assolutamente, grazie a tutti.